Benvenute e benvenuti. In questa lunga fase pandemica, la Biblioteca Universitaria di Genova sta facendo la scelta comune ad altre realtà culturali, pubbliche e private, di dare un segno di vita, nell'offerta di iniziative culturali, non soltanto quindi attraverso i propri servizi istituzionali, ma organizzando eventi, letture e presentazioni di libri. In questo caso abbiamo il piacere di sviluppare un dialogo su questo libro, che è Verso Ponente, Viaggio nelle periferie della superba. Lo facciamo con l'autore, Maurizio Fantoni Minnella, che è uno scrittore, saggista, pubblicista e filmmaker. Ha scritto numerose opere di narrativa e di saggistica cinematografica, ha realizzato 28 documentari e corti e collabora stabilmente con quotidiani ed è il direttore di Poevisioni, ovvero la sezione cinematografica del Festival Internazionale di Poesia di Genova, oltre a essere un conoscitore della città ed è un suo innamorato e ha girato anche due documentari per la città. Facciamo questo dialogo ospitando anche Luca Borzani. Luca Borzani, che è ricercatore, già ricercatore dell'archivio storico Ansaldo, è stato direttore del Centro Ligure di Storia Sociale e presidente Fondazione Palazzo Ducale, ora direttore della città, editorialista per la Liguria, per l'edizione Ligure di Repubblica, presidente del Centro Studi MEDì, saggista, scrittore sul movimento operaio e sulla cultura d'impresa. Io do a voi due il benvenuto e apro un dialogo partendo da definire in quale contesto si muove il libro di Maurizio Fantoni Minnella, ovvero parte come una guida a luoghi che sono sicuramente molto popolati, ma non altrettanto sicuramente conosciuti. Una guida che si svolge e poi si sviluppa attraverso connotazioni autobiografiche, ma che ha anche risvolti storici, politici e sociali. Quindi chiedo subito a Maurizio se questo può essere il punto di partenza, per una approfondimento sul suo libro e ringrazio i nostri ospiti per questo confronto. Io ti ringrazio per questa sintesi precisa. Sì, può essere davvero un punto di partenza che in qualche modo ha a che vedere con le mie, diciamo, sc le mie scelte di occuparmi di architettura, di urbanistica, pur non essendo un architetto, da scrittore. Sono sempre stato un osservatore del paesaggio che mi è vicino, del paesaggio che mi è invece più lontano. Ho viaggiato in mezzo mondo per conferenze, per piacere, per osservare, per in qualche modo confrontarmi con il mondo esterno. Mi definisco un esploratore urbano e quindi credo che questo libro sia stato proprio concepito proprio nell'ottica di un esploratore urbano, che fa proprie tutte le conoscenze che ha accumulato negli anni di urbanistica, architettura, anche la sua visione politica della realtà italiana e di quella genovese. Io poi vengo da una tradizione movimentista, non sono mai stato iscritto a un partito, vengo dalla sinistra radicale, ho sempre frequentato, ero presente al G8 come giornalista. E quindi non potevo non essere sensibile appunto a un'area storica, urbanistica come quella appunto del Ponente Genovese, che mi offriva più di uno spunto di riflessione dal punto di vista politico e sociale. E quindi credo di avere composto un libro assolutamente dove si integrano linguaggi diversi, quello del saggio, quello del romanzo, venendo io proprio da una cultura letteraria, e nello stesso tempo, soprattutto questo, c'è l'ombra proprio della letteratura di viaggio, di questo genere letterario ancora troppo poco studiato, che io studio ormai da anni. Ricordo che nella sede della Biblioteca Universitaria organizzai 3 anni fa un convegno proprio su questa letteratura e una mostra bibliografica. Quindi il mio è anche un viaggio a piedi, oltre che essere un racconto di immagini, un racconto di ciò che l'occhio può osservare.
ma anche ciò che in qualche modo può vivere in prima persona attraverso gli spazi che gli sono stati, che ha scelto come luogo appunto in cui concentrare il racconto. Ecco, quindi direi che si tratta di un libro difficilmente definibile, perché è un libro proprio che si muove sui limiti dei vari generi, insomma. È un libro autobiografico, come tu hai detto, però nello stesso tempo l'autobiografia è stemperata proprio nel racconto delle vite, delle vite altrui, delle vite degli altri, che possono essere appunto quelle di Camalli, possono essere quelle di Don Gallo, possono essere quelle, insomma, di alcuni personaggi che continuano la tradizione marxista-leninista nel bunker di Cormigliano, quelli di appunto Lotta Comunista. Ecco, quindi può essere tutto un crogiuolo di immagini, di idee, di personaggi. Insomma, la forza di questo linguaggio sta proprio nel riuscire, la libertà che gli viene concessa appunto di poter in qualche modo rievocare con la parola questo grande mosaico che è appunto il Ponente Genovese. Un mosaico, secondo me, molto complesso, che non è mai stato proprio affrontato, ecco, in modo così frontale. E il mio contributo vuole essere un contributo, forse un primo contributo, a una sorta di risarcimento anche culturale nei confronti di un'area urbana tra le più bistrattate, insomma, non solo dai genovesi che vivono altrove, ma anche dagli stessi alcuni abitanti dello stesso Ponente, che se potessero scapperebbero. Ecco. Vi ricordate la famosa battuta nel film di Moretti su Spinaceto? Sì. No? Il ragazzo che se ne vuole andare, poi lui arriva e dice: però in fondo Spinaceto non è poi così brutto, insomma. Parliamo del film Caro Diario. Sì. Ecco, ovviamente nel libro si trovano molte citazioni cinematografiche, essendo io un saggista di cinema, essendo uno che si è sempre occupato di quella forma d'arte, e ovviamente ho cercato di calare i riferimenti dentro proprio i contesti in cui si sono sviluppati. L'ho fatto appunto con Actum Banditi per ciò che riguarda la Valpolcevera, l'ho fatto per il film Padre e Figlio per ciò che riguarda appunto Cornigliano e questo mondo che quel film riesce molto bene a rappresentare, che secondo me è completamente dimenticato, questo film di Pasquale Pozzessere. E poi l'ho fatto anche appunto attraverso riferimenti letterari, pensando al meraviglioso ritratto che Ceronetti, il filosofo Ceronetti, fece, morto da pochi anni, che fece dell'Ital Sider nel suo viaggio in Italia. E poi non solo lui, insomma, non solo quello è il riferimento. Ho cercato di creare una sorta di calidoscopio del ponentino, a fronte invece di coloro che ritengono che il Ponente non esista, o che addirittura il Ponente, come ho citato nel libro, inizia esattamente dove finisce. Questa è una freddura, un paradosso che ho raccolto da un ristoratore del centro storico, di cui ovviamente non posso fare nome, genoano di fede, carignanese di origine, e quindi insomma poco avvezzo a quelle latitudini, che invece per me sono state un territorio fondamentale, insomma, per il mio... Questo introduce al tema della percezione di se stessa, di Genova, oppure la percezione dei quartieri del Ponente da parte dei genovesi stessi. E su questo, Luca Borzani, ci sono degli elementi che possono essere, magari possono esserci degli elementi a conferma di questa posizione, riescono a esserci degli elementi che sono invece, che provano a dare un'altra prospettiva invece di quello spazio che è oltre la lanterna, guardando dove scende il sole. Buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito a presentare il libro di Maurizio Fantoni Minella, che è davvero un bel libro e che contribuisce a ritrovare il senso di quello che è un'area urbana,
importante della città di Genova, anzi forse l'area urbana più importante della città di Genova, in una sovrapposizione tra vecchie e nuove periferie, pur nella straordinaria differenza di concetto che troppo spesso viene invece assimilato. E probabilmente questo muoversi ai limiti, come prima diceva, è qualcosa che si intreccia direttamente con l'essere periferia. Riflettere sulla periferia, riflettere sui limiti, sulle marginalità, sulle centralità e possibili nuove centralità. Ed è giustamente, insomma, il libro parte da una riflessione sulla città globalizzata, perché vecchie e nuove periferie non sono la stessa cosa. Oggi, nella città contemporanea, segnata dal mutamento continuo, non è la distanza dal centro che produce periferia, ma è la disconnessione sociale. In alcuni casi distanza dal centro e disconnessione sociale si intrecciano, ma in molti casi invece noi abbiamo un continuo mutamento e movimento che produce nuove periferie e nuove centralità. E questo è particolarmente, come dire, interessante a Genova, perché Genova si è mossa per lungo tempo su due immagini di fondo. Uno era quella della città divisa, elaborata dalla sociologia degli anni 50, in cui la città unitaria, la grande Genova, in realtà erano due città fra loro non comunicanti, la città del Ponente e la città del Centro Levante. L'una orgogliosa della propria omogeneità sociale, del ruolo produttivo nazionale, delle relazioni interne, della rilevanza politica, e l'altra invece la città borghese, la città residenziale. Ed è, come dire, straordinariamente interessante come da questa città divisa, che segna appunto un'incomunicabilità, ma al tempo stesso due forme di comunità diverse, si è poi passati a una lettura di Genova città senza periferie, perché, come dire, città costruita su antichi nuclei urbani, poi aggregati con persistenze preziose e testimonianze preziose di un patrimonio culturale antico, l'intero sistema delle ville, tanto per citare, che disegnava comunque una profonda differenza sia nella continuità di sentirsi in qualche misura legati a un'identità municipalista, sia appunto nel pregio architettonico di alcune sue parti, una profonda differenza rispetto a ciò che comunemente veniva definito periferia negli ambiti del dopoguerra. E la terza immagine, che anche questa si intreccia su queste due, è quella della Genova città policentrica, cioè che appunto in tanti centri a cui rimandano risorse, energie civiche locali, e che ben più, come dire, di una grande Genova in qualche misura arbitrariamente realizzata, può permettere e favorire lo sviluppo delle singole comunità. Io penso che siano tre immagini ormai completamente esauste, e sono tre immagini che non spiegano in alcun modo quelli che sono i mutamenti che attraversano la città, ma anche le difficili composizioni identitarie che in qualche misura la connotano. Cioè sono chiavi di lettura complessivamente inattuali, e credo che se noi dovessimo dare una categoria generale che raccoglie il Ponente, poi la Valpolcevera è una cosa molto diversa dal Ponente, ma che raccoglie complessivamente sia Ponente che Valpolcevera, è quella dell'orfanità. Cioè sono comunità orfane rispetto a quel ruolo di forte connessione politica e produttiva che avevano rappresentato all'interno di Genova. Cioè abbiamo comunità che hanno complessivamente perso, tranne che in alcuni segmenti generazionali più anziani e che o in forme di narcisismo localistico, che hanno perso, come dire, un loro leggersi all'interno di un'area metropolitana più ampia. Ma di questa lettura, a differenza di tante altre periferie italiane, erano dotate. Ecco, io credo che questo sia il primo punto di un ragionamento da sviluppare e che Maurizio Fantoni riprende esattamente nel suo percorso. E io condivido anche, come dire, il cammino compiuto, insomma, San Benigno, San Pier d'Arena, Cornigliano, Sestri Ponente, poi vabbè, Pravo, Oltri
Perché tra l'altro in questo cammino si individuano quelle che sono delle straordinarie differenze, anche questo è atipico rispetto ad altri contesti periferici, che sono a loro volta modellate su culture del lavoro profondamente diverse, anche se ormai largamente esaurite anch'esse, e che ha segnato anche forti contrapposizioni interne. C'è la cultura del camal, del porto, nulla a che spartire con la cultura dell'operaio e dell'ansaldo, ma al tempo stesso quella dell'operaio e dell'ansaldo ben poco a che spartire con l'operaio dell'Italsider. Raccontano, cioè, Cornigliano, Sestri, San Benigno, San Pier d'Arena, raccontano storie profondamente diverse tra di loro. E sono storie, come dire, che hanno poi innervato l'abitato, le relazioni, il quartiere, e sono però anch'esse, come dire, segnate da una parte da quello che appunto è stato un ruolo culturale, produttivo, significativo, insomma il modello dell'operaio ansaldo è un modello sostanzialmente unico nel nord Italia, era l'operaio del saper fare, il grande produttore, a Genova non c'è mai stata la catena di montaggio. L'operaio massa era quello dell'Italsider e quindi guardato anche con profonda distanza, per di più immigrato meridionale, da quello che era appunto l'operaio ansaldo. E la cultura ansalda è quella che regge Sestri Ponente, la cultura invece, come dire, della meridionalizzazione e della fabbrica di massa è quella legata a Cornigliano. In entrambi i casi c'è un grande filo che tiene insieme da San Pier d'Arena, Sestri Ponente, Cormigliano, che è quella della perdita della costa. Guardate che questo è un tema straordinario, perché in nome di uno sviluppo industriale che ha prodotto come dire, comunità culturali segnate all'interno da omogeneità specifiche, che ha prodotto culture politiche di rilievo, si è perso nell'arco sostanzialmente per un'attività produttiva che non è durata più di 50 anni, è quello che è l'intera costa che va da San Pier d'Arena fino a Pra. È davvero un segno pesante di come l'industria ha cambiato un territorio, ma come la crisi di quell'industria lascia un territorio svuotato di quelle che sono le sue risorse paesaggistiche. Ma poi su questo ci possiamo tornare, incapace di ripensarsi dopo i processi di deindustrializzazione. San Pier d'Arena è emblematico del fallimento dei processi di deindustrializzazione. Questo è un tema giustamente rilevato, evidenziato da Luca Borzani, e trattato, approfondito nel volume di Maurizio Fantoni Minnella, a cui chiedo a questo punto la sua percezione di questa e la sua rappresentazione presente nel libro appunto di questa perdita, magari partendo giusto da San Pier d'Arena. Io ho molti amici a San Pier d'Arena, frequento e collaboro con il Cineclub Amici del Cinema, che è il più attivo, anche se il più sfortunato della a tutti i cinema genovesi, quello che fa tantissimo in modo molto omogeneo, ammirevole, ma che però paga, ecco, il prezzo, diciamo, del fatto di essere lì, in quella via Rolando, in quel cul-de-sac, in quella zona di San Pier d'Arena, in quel quartiere che è un po' l'emblema, diciamo, più che di fallimento, diciamo, di una decadenza progressiva delle attività commerciali che caratterizzavano il vecchio centro, dove c'erano quattro cinema addirittura, dove oggi c'è soltanto diciamo il rinnovato teatro Modena, insomma, che è stato poi accorpato al teatro, come sappiamo, al teatro della Corte. Ecco, c'è proprio questa decadenza dell'idea del commercio della città, l'idea, diciamo, dell'abbandono, diciamo, dei luoghi antichi, diciamo, dei portici umbertini e anche dei vicoli storicamente precedenti, laddove insiste il cosiddetto centro storico di San Pier d'Arena. Molti non sanno nemmeno dov'è il centro storico di San Pier d'Arena e se c'è un centro storico di San Pier d'Arena. San Pier d'Arena è identificato soprattutto con via Cantore,
questo che sembra una rampa d'ingresso, no? Oppure con Via Buranello, che è ormai un luogo asfittico, una sorta di camera d'aria, insomma. Ecco, lì proprio si vede proprio il fallimento di San Pietro d'Arena, proprio nel, guardando il parterre del terrapieno della stazione, con questi archi completamente svuotati di senso, dove prima si sviluppava un ricco commercio, insomma, che dava in qualche modo senso anche alla vita in quelle zone. Il crollo dei prezzi delle case, per esempio, è un'altra spia significativa, che io non sottovaluterei. E poi la presenza di questa immigrazione ecuadoregna, che io avevo anche in qualche modo approfondito, entrando anni fa in contatto con la console dell'Ecuador e anche con altri personaggi, che avevano una sede allora nella piazzetta Luzzati, dove c'è adesso appunto una normale piazza, dove c'erano le rovine della Genova romana, insomma. E, ecco, quindi questa rabbia degli abitanti, questa mancata integrazione con questa cultura appunto ecuadoriana, che tutto sommato ha una radice cattolica come la nostra, però io non vedo un grande risultato di integrazione fra i genovesi e gli ecuadoriani. Ci sono spesso esempi di microcriminalità che fortunatamente non spingono, ad esempio, i miei amici ad assumere posizioni ambigue, anzi, in qualche modo hanno mostrato sempre molta fermezza nel non cadere nella trappola del sovranismo, la trappola appunto dell'istinto di vendetta che un po' domina la destra italiana, insomma, che ha sempre dominato la destra italiana. E poi c'è il discorso del recupero dei vecchi depositi, dei vecchi centri di produzione dell'Ansaldo, non l'Ansaldo di Campi, parlo, ma dell'Ansaldo da questa parte. È vero che l'Ansaldo era l'aristocrazia dell'industria genovese, proprio perché veniva addirittura prima della Fiat, quindi aveva una storia, è un po' come Genova rispetto alla Sampdoria, ecco, in fondo ci si può fare un parallelismo. Rita Sider è invece la grande fabbrica dell'uomo massa, dell'operaio massa, con la sua cokeria gigantesca, insomma, fortunatamente è stata abbattuta, appunto ben descritta da Ceronetti, dal nichilista Ceronetti. Devo dire appunto che la dismissione dei corpi, proprio dei manufatti, è stata una dei momenti, ecco, di svolta, diciamo, del cambio di socialità di questo segmento di quartiere, che in effetti si contrappone nettamente a ciò che invece è avvenuto e che avviene a Sesto Ponente, dove abbiamo ancora oggi sì una società divisa, però abbiamo anche una borghesia locale che in qualche modo ha convissuto con diciamo la classe operaia legata ai Fincantieri, che ha convissuto con le vecchie case operaie ottocentesche che stanno proprio sul bordo della strada costiera, che sono proprio un esempio importante dal punto di vista urbanistico. Ha convissuto, però ha mantenuto proprio quel carattere borghese di vecchio centro preesistente. Quindi abbiamo la via Sestri, con il suo, che è stata più volte alluvionata, io ero presente tra l'altro all'ultima alluvione, al suo struscio, le sue boutique, proprio la sua borghesia che si sente quasi in diritto di difendere questo territorio come un fortino rispetto a tutto il resto, insomma, quello che avviene all'esterno. Il caso invece di San Pietro d'Arena è proprio il caso di un flusso umano di consumo e di disimpegno che si sposta dal centro e va verso le vie, diciamo, della produzione, che appunto erano i vecchi cantieri. Quindi si crea Fiumara, si crea appunto il nuovo centro commerciale, si crea un orribile campo sportivo architettonicamente deprecabile, una delle cose più brutte che Genova ha subito negli ultimi anni, un edificio veramente orrendo,
si crea appunto, si creano grattacieli totalmente privi di senso, puntando su una nuova tendenza alla verticalità, ma utilizzando che a Milano ha avuto il massimo dell'espansione, ho scritto anche su Milano e sulla verticalità milanese, sul bosco verticale, su questo architetto che adesso farà questo nuovo progetto sotto il ponte rinnovato. Spero di poterlo vedere prima di morire, questo nuovo parco sotto l'ex Ponte Morandi, dove ho assistito appunto a, e lo racconto nel libro, ho assistito alla demolizione delle case, ai comitati, un po' alla disperazione della gente che in ultima istanza aveva paura appunto anche dell'amianto, insomma, che potesse essere sprigionato nella demolizione. C'erano infatti cartelli fuori nelle case. Ecco, quindi poi questa idea appunto di grattacieli che utilizzano un linguaggio architettonico completamente vecchio, completamente anni 60, che non ha più nessun tipo di connessione col presente, questi toracchioni che non hanno proprio per me alcun significato, si mescolano appunto con i vecchi edifici Ansaldo, gli uffici, con altre costruzioni high tech, insomma, un disordine edilizio che, dove c'è pochissima architettura, a dire il vero, così come si dovrebbe intendere, dove però i flussi diciamo, di cittadini vanno, si spostano, ritrovano coerenza col proprio, diciamo, con la propria inclinazione al consumo, col proprio e lì proprio si risolvono e si concludono proprio i desideri delle persone, proprio si trovano il loro apice e il loro esaurimento, ecco, io direi anche. Beh, direi che Maurizio, essendo appunto un fotografo e regista, nel libro accompagna e adesso ha appena evocato immagini che sono rappresentate attraverso la scrittura con immagini che sono invece proprio fotografie, perché è un libro comunque riccamente commentato, ma neanche commentato, le immagini diventano in buona parte elemento costitutivo del libro. Su questo chiedo a entrambi, partendo anche da Luca, Borzani, se ci sono in particolare delle immagini che possono a loro volta evocare un commento, una riflessione, perché io sono anche in grado in questo momento di riportare poi su schermo alcune di queste immagini laddove foste interessati. Nel libro sono presenti alcune immagini molto belle, poi ci torno su alcune, in particolare quella che mi ha colpito forse più di tutte è la vista da Coronata con la coppia che si abbraccia sotto la pioggia guardando la caduta, i resti del Ponte Morandi. Sono totalmente d'accordo con te. Scusa, ti interrompo, trovo veramente quell'immagine, la trovo... La vedete? La vedete in questo... Sì, la vediamo perfettamente, grazie. Come dire, Maurizio ha ripreso anche alcune immagini raccontate anche nel suo ultimo intervento, su cui mi piace fare alcune considerazioni perché mi pare che siano appunto al centro del nostro dialogo, a partire dalle diversità che appunto il ponte rappresenta, anche nella diversità non solo del passato, ma anche del presente, probabilmente degli esiti. San Pier d'Arena da questo punto di vista è un caso emblematico. San Pier d'Arena trovava la sua forza sia ovviamente dalla presenza dell'Ansaldo meccanico, ma anche tutta una rete di piccola e media imprenditoria che intorno all'Ansaldo meccanico funzionava. L'Ansaldo meccanico chiude nel 1987. Fate il conto di quanti anni sono passati. E contemporaneamente San Pier d'Arena perde per lo sviluppo della grande distribuzione, quella centralità commerciale che per largo tempo aveva avuto. Imponente, diciamo così, si approvvigionava non in centro, si approvvigionavano a San Pier d'Arena. La rete, la crisi commerciale emblematica di Via Rolando che veniva raccontata, ma anche di Cantore, rappresenta appunto, come dire, un mutamento non guidato. San Pier d'Arena viene quindi circa 15 anni prima dell'arrivo degli immigrati e rappresenta
davvero, come dire, il fallimento è uno straordinario errore, a cui io ed altri abbiamo cercato di opporci con grande forza, che è stato il fallimento, la costruzione della Fiumara. Se a Fiumara si fosse spostata la facoltà di ingegneria, come molti anche all'interno dell'amministrazione chiedevamo, la storia di San Pier d'Arena sarebbe stata diversa. E non ci sarebbe stato quell'implosione che in realtà, come dire, assegna. Questo per dire che, come della città post-industriale, per quello che riguarda il Ponente, lascia ancora tantissimi vuoti. C'è una conseguenza, c'è stata una conseguenza nei processi di modifica produttiva da parte di una forte azione civile. Cioè, se noi dobbiamo rimandare a una storia del Ponente, è difficile non ricordare due tasselli fondamentali, anzi in qualche modo tre, mettendoci dentro anche la Valpolcevera. Una, la chiusura dell'acciaieria a caldo, che è stata voluta da un forte movimento diffuso di popolazione, con l'idea di un recupero territoriale unico in Italia. In questo senso io la vedo come il capitolo finale di una forte capacità di mobilitazione e di attenzione ai destini del territorio. Quella fu una battaglia interna, lacerante, tra chi lavorava e chi abitava nel quartiere, risolta poi con una mediazione faticosa nel 2005, parliamo di 15 anni fa. Larga parte del recupero deve essere ancora attuata e sta cominciando a essere attuata adesso. Parliamo di due generazioni diverse, tra chi ha, come dire, lavorato per una diversa idea del Ponente e chi usufruirà del recupero. E l'altra è Pra. Il tema della fascia di rispetto è stato un altro straordinario tentativo di conservare un accesso al mare voluto dal basso con una grande mobilitazione civile a fronte, come dire, dell'interramento, del proseguo, del continuo interramento del porto, che a Genova rappresenta una delle più grandi contraddizioni. In nessuna città europea c'è un porto incistato nella città come Genova. I grandi porti si sono spostati tutti fuori, la configurazione orografica della Liguria rende questo molto difficile, ma è uno dei tanti temi rimossi dalla nostra città e dal futuro che questa città deve affrontare. Terzo, la chiusura degli stabilimenti petrochimici, dei serbatoi petrochimici in Valpolcevera. Cioè, sono tre momenti civici davvero molto importanti, che sono gli ultimi capitoli di una storia e che si è espressa anche con, ripeto, lacerazione all'interno di una componente sociale largamente omogenea e largamente figlia della fabbrica. E qui anche tutta la differenza, è che uno dei punti su cui non sono d'accordo è questa lettura della città borghese a Sestri Ponente. In realtà Sestri Ponente nasce largamente dalle aspirazioni urbane di un sindaco come Carlo Canepa, che nel 1903 costruisce una delle municipalità socialiste più significative a livello nazionale, che elabora anche un grande piano di ricomposizione del Ponente che si chiama Dal Polcevera al Varenna e che pensa una città industriale come città giardino. Sestri Ponente, segnata appunto da quella figura di operaio, io ricordo fisico, avendone frequentati molti, molti mi hanno insegnato molte cose, di un operaio della San Giorgio. La San Giorgio era una fabbrica particolare, costruiva telemetri, strumenti di precisione e la configurazione che veniva data di lui era: si muoveva in via Sestri come se fosse un transatlantico. Era, come dire, l'orgoglio operaio che aveva predominanza nell'ambito di Sestri Ponente, che diventava anche una forte attenzione al vestito. Se uno avesse conosciuto uno degli operai che, come dire, se si fosse ancora conosciuto, uno degli operai che ha dato vita al 30 giugno genovese, girava col Panama bianco. Panama bianco, cravatta, vestito di bianco d'estate. Cioè, in realtà la cultura operaia di Sestri Ponente ha davvero qualcosa di atipico, che è molto diversa dalla Valpolcevera. La Valpolcevera, che
Contemporaneamente, se uno la guarda, il sistema di infrastrutturale, perché il suo ruolo non è mai stato produttivo ma logistico, con pochi sediamenti urbani preesistenti, e dove è stata un'industria specifica, molto tessile, alimentare, chimica, quindi molto diversa dall'elettromeccanica e dalla cantieristica, che è arrivata prima dell'urbanizzazione. Cioè, i pieni e i vuoti della Valpolcevera sono anche diretta conseguenza di uno sviluppo industriale che non doveva fare i conti con sedimenti urbani precedenti e che quindi ha disegnato una regia che poi, su cui poi la deindustrializzazione ha operato, come dire, delle aree vuote che rimangono a distanza di 30-40 anni. E così come appunto la sua immagine è quella delle grandi infrastrutture, dalle ferrovie, le autostrade, i viadotti, che sembra, come dire, consegnare un posto di non luoghi, no? Con isole di volta in volta di forte densità urbana, di doppie periferie, penso Begato, che è una periferia al quadrato, era una periferia al quadrato, e poi larghi spazi vuoti, no? Cioè con questo senso di sconnessione, e che io credo sia anche uno degli elementi in questa immagine consegnata alle infrastrutture, e forse la prima area globalizzata della città, a partire appunto dall'Ottocento, dove il legame diretto era col canale di Suez, la caduta del ponte Morandi ha rappresentato, sia pure anche in forma retorica, il tema di un possibile nuovo mito fondativo della Valpolcevera. No? Cioè, proprio, come dire, con un'immagine così fortemente segnata da un aspetto infrastrutturale. E contemporaneamente la Valpolcevera rappresenta ancora una volta il mancato impegno a un ridisegno della città. Come la Valpolcevera era già isolata prima della caduta del ponte Morandi e aveva consegnato il livello più alto di povertà e di diseguaglianze della città, così, come dire, la caduta del ponte Morandi produrrà forse un parco, ma non produce un ripensamento della città, non produce una rottura di quella logica rigida della città fordista, e che invece nell'ambito della mutevolezza continua della città globalizzata, appunto, produzione di scarti, di periferie, e non invece di un ripensamento complessivo. Tema che ci avvicina non a una chiusura, perché è uno di questi, questo libro apre un viaggio che non chiude, chiude forse più facilmente il tempo a nostra disposizione, ma il tema invece che resta aperto è proprio quello della destinazione di questa città e di chi la vuole viaggiare. Viaggiare con tutte le complessità legate alla logistica, che va dalla, ovviamente, dalla che richiede quasi la pazienza, che è quella la pazienza di chi cammina, come si dice a un certo punto nel libro, con un breve elogio del camminare, che la pazienza che non teme le automobili, la supposta, non teme neanche la supposta arroganza dei nuovi velocipedi a due ruote. Naturalmente il problema del collegamento non soltanto di persone, ma di esistenze all'interno della città è tuttora vivo. In chiusura chiederò a voi a entrambi una possibile osservazione di prospettiva proprio su questo tema, sul tema del collegamento di questa città fra le persone, fra i possibili futuri. Ma direi, no, intanto devo dire che ho avvertito nelle parole di Luca Borzani proprio un'emozione particolare quando lui parla giustamente di come si sono consumati i destini proprio della cultura operaia, di quella cultura che tanto ha dato, insomma, in questo paese, e forse pochi se ne sono veramente accorti. È vero, Sesto Ponente è anche tutto questo. Sesto Ponente è stato anche il famoso prete Seppia, evocato nelle scritte sui muri. Io sono un attento osservatore delle scritte sui muri, sono sia quando scrivo sia quando filmo. Le scritte murali di Genova sono assolutamente straordinarie, non hanno uguali da nessun'altra parte, lo dico con cognizione di causa. E sì, siamo proprio alla vecchia questione dei, ecco, per esempio,
si fanno dei progetti, molto isolati l'uno dall'altro, non si pensa a una progettazione organica della città. I progetti, anche quando rimangono mezz'aria, come per esempio sta avvenendo a Costa degli Azzelli, per ciò che riguarda il parco tecnologico voluto da Renzo Piano, anche quando non dovessero rimanere così, ma in realtà si concretizzano in qualcosa di compiuto, rischiano a volte di rimanere scollegati dal resto del tessuto urbano. Questo può valere per il Ponente, ma può valere anche per il centro storico. Prima Borzani parlava, appunto, citava il nuovo progetto di waterfront di via di Corso Saffi, no? Corso Aurelio Saffi. La fascia bassa di Corso Saffi, ovviamente, di quel chilometro e mezzo. Ecco, questo è ancora una volta anche qui c'è il rischio proprio che il progetto vada poi a buon fine, nel senso che risulti poi compiuto. Io spero di vederlo comunque, perché è giusto non lasciare niente in sospeso, ma che però anche questo non riesca a richiamare poi non riesca poi a diventare una sutura. Intanto è stato pensato da Piano per supplire proprio a questa invasività del porto, che anche questo è un tema citato prima, l'invasività del porto che poche città hanno avuto come Genova, e quindi l'ossessione del ridare la visuale del mare, di ridare il mare ai genovesi, che era un po', diciamo, la carta vincente del porto antico nel 2004, si ripropone adesso, io credo che si possa fare un parallelo, si ripropone adesso appunto con questo nuovo waterfront, ma che però non sappiamo esattamente. Una delle chiavi, diciamo, di sutura è sicuramente Piazza Rossetti, Piazza Re Kennedy. Quindi lì ci deve essere qualcosa che in qualche modo colleghi un ponte sospeso, qualcosa che colleghi Piazza Rossetti al nuovo parco che verrà al posto di quella spianata orrenda che abbiamo dovuto subire per decine d'anni. Non capisco perché, ecco, spesso appunto devastata. Ecco, e quindi, ma poi anche il collegamento a nord invece con Porta Siberia, oggi abbandonata, senza un futuro preciso e sicuro. E io poi sono sempre stato sono amico appunto del direttore di questo museo, e credo che l'eliminazione di quel museo da lì sia stata una grande porcheria. È evidentemente che il museo, per parlare appunto di cultura, di luoghi della cultura, il museo forse non aveva proprio quelle caratteristiche tipiche che noi chiediamo a un museo. Io ho fatto anche delle iniziative con cinema d'animazione, con Sergio Nomerini, e ancora adesso penso che collaboreremo nella nuova sede di Palazzo Ducale, se ci sarà, come pare che ci sia a giugno, collaboreremo insieme. Però indubbiamente io ho lanciato un'idea, quella di trasformare il Museo Luzzatti in un museo non soltanto dedicato appunto al grande illustratore, ma un museo dedicato all'illustrazione internazionale, cioè quindi per dare proprio un segnale che in un museo si va per vedere dei materiali, e non c'è occasione più ghiotta per aprire Genova al mondo è proprio quella di inserire materiali, diciamo, di tutti i grandi illustratori che tra l'altro per primi hanno occupato delle mostre itineranti nello stesso Museo Luzzatti, che io stesso appunto ho visto. Ecco, questo per dire, e questo è anche un modo per dialogare con la città, un modo per non lasciare dei corpi inermi, lasciare senza un vero destino. Ecco, un'altra cosa, anche se non parliamo di Ponente, ma è inevitabile che io finisca per parlare di Genova in toto, anche per esempio questa idea del Museo della Città alla Borsa di Piazza Banchi è un'idea completamente errata, a mio avviso, perché il Museo della Città dovrebbe essere inserito in uno spazio. Tanto la borsa di Piazza Banca è stata occupata quasi abusivamente per 2 anni da una struttura pseudo-cinematografica che io non amo neanche definire, perché insomma perché sono una persona gentile ed educata, insomma. E quindi credo che quindi abbiamo dovuto tutti subire quel kitsch pacchiano, insomma, che è spacciato per cinema. E questo poi anche, poi penso che la borsa di Banchi sia una borsa dedicata a uno spazio,
è uno spazio per molte, diciamo, itineranti, non per una struttura fissa. E poi non, ho guardato il master plan del museo, mi sembra una cosa molto, molto vaga, molto mediatica, molto digitale. Credo che Genova, con i suoi 25 anni di storia, 25 secoli di storia, scusate, meriti forse qualcosa di più consistente, di più sostanzioso. Non lo so, questo... non lo so, ecco, questo non lo so, poi sono completamente d'accordo sulle mie valutazioni, insomma. Io non credo che la gente, che i genovesi si riapproprieranno di questa idea di città metropolitana che io ho lanciato proprio anche implicitamente nel testo. E non credo che, e credo che il ponente rimarrà ponente mentalmente, il levante rimarrà levante, e coloro che sono nati nel centro rimarranno, diciamo, nella loro idea, diciamo, genovacentrica. Ecco, si dice addirittura che il Palazzo Ducale sia proprio l'emblema del genovacentrismo. Addirittura si dice questo. Ecco, quindi credo che con questo libro io abbia voluto esprimere il desiderio di un viaggio, senza però nessuna pretesa che le cose possano in qualche modo trasformarsi o cambiare di troppo, perché a mio avviso ci sono troppi, cioè, oggi le persone sono troppo chiuse e rinchiuse nel proprio egocentrismo, nel proprio orto professionale o anche familiare, e alla fine bisogna che qualcuno appunto rinunci seriamente a questo coltivo personale, ma che vada veramente proprio a cercare questo. Io proprio sono andato a cercare anche le vecchie banche mutuo soccorso, le vecchie associazioni, cioè l'associazionismo che ormai in città come Milano si è perso completamente, che invece Genova, nonostante la devastazione della deindustrializzazione, in una certa misura si sono salvate, in una misura anche magari ridotta. La stessa lotta comunista, in fondo, nel suo bunker, con i suoi militanti incravattati, insomma, con scarpe lucide perfettamente scelte, insomma, in qualche modo ha una ragione d'essere in quella zona di Genova, di quel ponente. Forse non so se abbia una ragione d'essere nella globalità di questo mondo, ma sicuramente in quel contesto credo ce l'abbia ancora. Ecco, questo io ogni tanto leggo i loro giornali, li trovo in giro, li trovo sempre in via San Lorenzo o in via Garibaldi. Quindi per me vale il discorso della pluralità delle voci, la pluralità dei pensieri e l'idea di una città metropolitana che secondo me i genovesi non hanno ancora assimilato. Sono riuscito di recente, e chiudo con questo episodio piacevole, sono riuscito a convincere una mia amica nota poetessa milanese a lasciare Milano per trasferirsi a Genova, che conosceva poco, perché era venuta solo al festival ospitata. Quando l'ho sentita qualche giorno fa mi ha detto: avevi ragione tu, Genova è una città straordinaria. Spero tanto Grazie. Di trovare il modo di rendermene ulteriormente conto vivendoci. Questo è ecco il mio grazie Maurizio. Luca Borzani, io credo che Genova sia ben più rispetto ad altre città italiane da un declino che è ormai strutturale da molto tempo, e dove la dimensione della crisi demografica, della crisi ambientale, della crisi sociale si intrecciano pesantemente. È una città ormai più di emigrazione che immigrazione, al di là dei luoghi comuni. Sono più coloro che se ne vanno di coloro che arrivano. Ed è una città dove proprio il declino, la cultura del declino, ha sostanzialmente alimentato quello che è un tassello di un altro aspetto dell'ideologia genovese, cioè le rendite di posizione. Noi abbiamo uno svuotamento complessivo delle classi dirigenti e rimodellarsi, come tante volte è stato nella sua storia, perché Genova è cresciuta e si è ammodernata su processi che provenivano dall'esterno, non su processi che provenivano dall'interno della città. E questo, come dire, almeno dal 1500, è tutta la modernità genovese è segnata, tutto il Novecento genovese è segnato dall'afflusso dall'esterno, afflusso di persone con una migrazione straordinaria che ha segnato esattamente il ponente, con crescite del 100% della popolazione preesistente e di capitali, di idee.
in questo senso si misura insieme al suo declino con una chiusura provinciale e con bassa capacità di competizione. Noi siamo una città che in alcuni quartieri ha il 300% di indice di vecchiaia. Io credo che questo segni una fragilità straordinaria e contemporaneamente, a fronte anche di tanti errori del passato, del mutamento complessivo delle culture, delle antropologie, è una città che ha perso la regia pubblica del suo sviluppo. In realtà, qui anche i tanti progetti scombinati, progetti che si fondano sulla contingenza e non su un'idea di città che si vuole raggiungere. E dove alla fine viene ripetuto un modello che ha avuto senso negli anni immediatamente successivi alla crisi industriale, cioè quello di fare Genova città turistica, portuale, high tech, ma che in realtà si è consumata nell'arco di questo trentennio, davanti a mutamenti che sono stati più accelerati. Rimango un po' allibito quando noi abbiamo progetti che modellano una città su un tipo di turismo e di attrattività che non esisterà più, dove il Covid ha profondamente mutato quelli che sono i percorsi come di competizione fra le città e dove, come dire, la componente che è stata una componente importante di Genova, tutta la sua cultura professionale fondata, se vogliamo, come emblematica intorno alla facoltà di ingegneria, si è largamente dissolta. E noi abbiamo, come dire, una capacità di ricerca o di sviluppo tecnologico che è inferiore a quella di una città come Bologna, non parliamo di Milano. Ecco, quindi allora il declino genovese che porta a far emergere quelli che sono dei vulnus propri di una comunità rischia, come dire, non solo di essere ormai strutturale, ma di non avere, come dire, via di uscita se non si troveranno energie e capacità di innovazione che innanzitutto è rompere con un pezzo della cultura di questa città. Questa città non si salva all'interno dei paradigmi culturali genovesi. Si salva se riassume una capacità di sguardo dal fuori e di relazione col mondo, che in questo momento è straordinariamente interrotta. Prima di chiudere vorrei... Mi sentite? Sì. No, ecco, prima di tutto vorrei dire, ecco, non vorrei, condivido sostanzialmente questo pessimismo della regione di Luca Borzani, perché sono cose sacrosante, forse il mio azzardo con questa mia amica è stato forte, spero di non dovermi pentire, ma in realtà io cerco anche di separare questo pessimismo, peraltro condiviso, con un'idea che io ho di Genova, forse perché, dicono i miei amici, compreso lo stesso Claudio Pozzani, vengo da fuori. Ecco, forse io sono una di quelle energie esterne, piccolo elemento, insomma, esterno, che in qualche modo, insomma, ha cercato di dare un minimo di contributo a una visione diversa. Lo so che questo non è nulla rispetto alla complessità di quello che è stato detto, però sicuramente, forse perché io sono anche un po' un flaneur che ama la bellezza, che non può essere separata sicuramente dalle bruttezze che sono state inflitte a questa città, però ricordo una frase di Giancarlo De Carlo in un suo opuscolo pubblicato da Marietti, La città e il porto, quando disse: nonostante tutte le ingiurie inflitte a questa città, ritengo che Genova sia ancora, nonostante tutto, una delle più belle città del mondo. Non lo so se lui lo pensa. Condivido queste, sono anche del pensiero che Genova potrebbe rappresentare, per l'altra faccia dell'essere contemporaneamente segnata da crisi demografica, ambientale, sociale, un straordinario nuovo modello di città. Genova potrebbe essere laboratorio, come in parte è stato in altri momenti della sua storia, di una nuova urbanità. È molto difficile però che questo avvenga se riesce a, come dire, ad attrarre sangue nuovo. Anche questo sta nella storia di Genova. La retorica dei genovesi concentra su di loro quelli che sono stati tanti momenti decisivi di questa città.
Larga parte di quei momenti decisivi sono stati prodotti da non genovesi che hanno deciso di fare Gela del loro luogo di vita. Forse perché io non appartengo a questa retorica, e forse questo è l'aspetto, forse è proprio questa non retorica che ha prodotto un libro come questo, io credo. Questo, questo direi che a questo punto diventa il rilancio per, di pensiero per noi tutti e per riprendere quindi un cammino tracciato anche da questo libro e da questo colloquio. Io sento di ringraziare a nome della Biblioteca Universitaria di Genova i nostri ospiti, perché siamo per strada anche attraverso questo tipo di riflessioni condivise. Quindi sento questo come un altro dei momenti di passaggio che sarò sempre felice come direttore di questa biblioteca di ospitare, e per questo motivo quindi io ringrazio sia Luca Borzani che Maurizio Fantoni Minnella per questo tempo dedicato a una riflessione e probabilmente un tempo che consente di proiettare altre riflessioni. E quindi do a tutti noi e a tutte noi, coloro che ascolteranno questo e incontreranno la possibilità di riflettere su questo percorso, di rivederci su questi temi. Grazie Paolo. Ringraziamento davvero a tutti voi. E a presto.